Ciao! Siamo due degli autori di questo corso, Moreno Chistè e Sandra Verda. In questa lezione vi illustreremo i diversi argomenti che tra la costanza di seguire tutte le nostre lezioni scoprirete che disegnare è facile più di quanto si possa comunemente credere. Sarò io a insegnare come si devono realizzare i fumetti comici. Eccovi un esempio di come non sia così difficoltoso disegnarli. Tutti siamo potenziali disegnatori. Tutti possiamo imparare a disegnare bene i fumetti comici. L'ambiente di lavoro deve essere tranquillo ed efficiente. La luce ha un ruolo fondamentale. Deve essere preferibilmente naturale e, nel caso sia artificiale, è bene che non sia il neon. Mai rivolta contro gli occhi, proviene sempre dal lato opposto della mano che disegna, facendo evitare in questo modo zone d'ombra sul foglio. Molto importante è disegnare stando seduti comodamente, usando questo tipo di sedia. Ed eccoci al tavolo da disegno. Deve innanzitutto presentare il piano inclinato, questo per una corretta posizione della colonna vertebrale e soprattutto per permettere di vedere perfettamente la vignetta che stiamo disegnando. Se il piano non fosse inclinato, il disegno ci apparirebbe deformato. Invece, in questo modo, il foglio viene visto verticalmente. Accanto al tavolo di lavoro è necessario avere un piano d'appoggio su cui tenere tutto l'occorrente per disegnare. Illustrazioni di vario genere per documentarci, strumenti e materiali. L'occorrente non è né molto né costoso. Per prima cosa tenete a portata di mano della carta, che vi sarà utile, oltre che per disegnare, per tirare i pennelli e per fare prove di disegno. Strumento essenziale è la matita. Ne esistono di vari tipi: morbida, B, 2B, media, HB, oppure dura, H, 2H. Il loro uso dipende dalla mano del disegnatore. Provatele tutte e, a seconda delle vostre esigenze, scegliete quella che vi sembra più adatta.